Consiglio comunale di massa per la memoria. Tante le scuole presenti per non dimenticare la tragedia. E a Palazzo Ducale è stata inaugurata la mostra Campioni nella memoria, gli atleti deportati nei campi di sterminio. Il simbolo di Batman sui panetti di hashish sequestrati a Carrara 2 kg ad uno spacciatore 21enne. Nulla di fatto, il Movimento 5 Stelle di Montignosa attacca l'amministrazione sulla questione miasmi. Ridotti i tempi di attesa della ASL, la Regione investe 2 milioni per esami aggiuntivi, risultati positivi a gennaio. In Regione il caso di Nicola, la bimba massese affetta da una rara malattia, chiesta un'intensità di cura per le crisi frequenti. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, in primo piano la memoria per ribellarsi alla violenza. Il Comune di Massa ha celebrato il giorno della memoria con il Consiglio Comunale straordinario a cui hanno partecipato numerose scuole. Consegnate le medaglie d'onore ai deportati nei lager nazisti. Ce ne parla Benedetta Bianchi in questo servizio di apertura. I giovani sono la speranza che atrocità come la Shoah non si ripetano e per impedire che la comunità sia nuovamente ferita a morte. È questo il messaggio che le istituzioni hanno voluto trasmettere ai tanti studenti presenti al Consiglio straordinario di Massa per la giornata della memoria. Assieme al sindaco Francesco Persiani, alla giunta e ai consiglieri erano presenti il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, il prefetto Paolo Dattiglia, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d'arma. Hanno portato le loro riflessioni ad Elindo Frulletti, dell'Associazione Amici di Israele, Simone Cafaz, che ha presentato il suo libro La scatola di legno, dialogo tra nonno e nipote sul popolo ebraico e la Shoah. Oggi il pericolo esiste o non esiste? Ma dalle risposte che abbiamo sentito dai nostri relatori sembra che il pericolo esista, quindi questo serve per passare il testimone ai giovani, per porre attenzione al futuro affinché non si ripetano più tragedie del genere nel futuro. Cosa importante anche diciamo relazionata da Adelindo Frulletti, che rappresentava gli amici di Israele, è che gli estremismi, i doppi estremismi, si ritrovano proprio in questa sanguinosa e criminale battaglia contro il popolo ebraico. Rossi o neri che siano, agli estremi continuano a portare avanti politiche attuali sull'antisemitismo. Noi dobbiamo porre molta attenzione a questo fenomeno e dobbiamo passare il testimone ai giovani delle scuole affinché portino il messaggio in mezzo ai loro amici, in mezzo ai centri di aggregazione e nei posti diciamo, di aggregazione, affinché il messaggio non si fermi. Quindi l'attuale giunta, sindaco, amministrazione comunale, presidenza del Consiglio intende continuare su questo piano, poca pubblicità, molte iniziative concrete che non rimangano ferme all'interno del Consiglio Comunale ma vadano oltre, vadano negli strati sociali, perché il messaggio è chiaro: ci opponiamo a tutti i tipi di violenza. Toccanti gli intermezzi musicali suonati dagli alunni, mentre il Liceo Palma ha presentato alcune sculture. Questa giornata deve guidare il nostro agire ogni giorno perché il bene prevalga, ha detto il sindaco. Ciò che è accaduto può ritornare. Giungono segnali di ripresa di antisemitismo negli stadi, nelle scuole e soprattutto sul web, perché è l'ignoranza che alimenta le forme di odio. Su quanto accade sui social si è soffermato anche Lorenzetti. Pensiamo ai toni usati. Tutti possono permettersi di scrivere quello che vogliono e vi dovete ribellare a chi porta avanti un metodo di violenza verbale che poi diventa fisica. L'indifferenza è terribile, ha aggiunto. Per
Per questo abbiamo l'obbligo di attualizzare la memoria e condannare ogni gesto che danneggia i nostri simili. La memoria deve servire a ribellarsi a qualunque violenza. Non rifiutate mai la conoscenza, si è rivolto Frulletti agli studenti. Evitate di schierarvi prima di capire, stando sempre dalla parte dei diritti degli esseri umani. Consegnate le medaglie d'onore a Delmo Mosti, scomparso pochi giorni fa e a cui è stato dedicato un minuto di silenzio, e a Luigi Cardellini. E sempre su questo importante tema, e nelle sale della ex presidenza di Palazzo Ducale, è stata inaugurata la mostra Campioni nella memoria, dedicata agli sportivi deportati nei campi di concentramento. Sarà visitabile fino al 14 febbraio. Vediamo. Tra i milioni di cittadini morti durante la Seconda Guerra Mondiale deportati nei campi di concentramento c'erano anche 60.000 atleti, 220 dei quali di altissimo livello. Pugili, sciatori, calciatori di ogni nazionalità, compresa l'intera nazionale femminile olandese di ginnastica artistica. A 50 di loro, con altrettanti pannelli, è stata dedicata la mostra Campioni nella memoria, inaugurata a Palazzo Ducale nelle sale della ex presidenza, promossa dall'Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con la provincia di Massa Carrara, il comune di Masse, l'Unione Veterani dello Sport, il CONI e l'AMPI. Presente anche Chicco Evani. La mostra è nata da una ricerca fatta in una scuola di Scandicci e adottata dall'UMS. Lo scopo è quello di osservare la più grande tragedia del XX secolo anche dal punto di vista sportivo, hanno detto gli organizzatori, rendendo onore a chi ha incarnato gli ideali sportivi e hanno difeso i principi di libertà, uguaglianza e tolleranza. È un altro pezzetto del puzzle di queste celebrazioni della memoria, aggiunto il presidente della provincia Gianni Lorenzetti. Non si è salvato nessuno, neppure chi portava alti i colori della propria nazione. La mostra sarà visitabile fino al 14 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17. E dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte di domani è stata emessa un'allerta meteo per perturbazione proveniente dal nord Atlantico che interesserà l'intera Toscana. Sono previste nevicate a bassa quota, in particolare in Lunigiana, e la sala operativa ha emesso un codice giallo. Non si escludono debili nevicate fino a quote di pianura, peggioramento dalla seconda parte della mattinata. Lo sballo del sabato sera porta il segno di Batman, uno spacciatore 21enne in arresto a Carrara. Sequestrati quasi 2 kg di droga, fra cui una partita di hashish con il logo di Batman. Vediamo. I carabinieri del nucleo operativo di Carrara hanno arrestato un giovane di 21 anni per spaccio. La delicata indagine si è conclusa con un blitz risolutivo sabato sera, quando i militari hanno fatto ingresso in un locale della città per bloccare il 21enne di cui ormai sapevano tutto. I carabinieri in borghese si sono fatti largo tra la folla e poi, una volta preso il 21enne, lo hanno portato fuori per perquisirlo. Messo alle strette, il giovane ha mostrato un sacchettino con dentro 11 dosi di cocaina e altre 4 di hashish. Successivamente i militari hanno perquisito la casa del giovane alla presenza dell'avvocato di fiducia come da sua richiesta. La perquisizione ha mostrato nella camera del ragazzo una busta contenente 2 kg di hashish confezionato in tavolette. La partita presentava stampato il logo di Batman, una conferma alla prassi ormai consolidata di inserire sul mercato partite di stupefacenti griffate con loghe di case di moda, con marchi di prodotti di lusso, simboli di squadre di calcio o personaggi di fumetti o videogiochi per attirare la clientela più giovane. Il 21enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio aggravato dall'ingente quantitativo ed è stato portato in carcere. Saranno le analisi di laboratorio a stabilire il principio attivo delle sostanze sequestrate. Inoltre, i loghi presenti sulle tavolette di hashish saranno molto utili per stabilirne la provenienza, visto che altre partite di droga con il marchio di Batman sono state recentemente sequestrate sulla piazza dello spaccio di Napoli e dintorni. Sopralluogo al Canal Magro della consigliera Luana Mencarelli per lo stato di degrado delle opere di mitigazione del rischio. Interpellanza all'amministrazione massese. Vediamo.
un sopralluogo al Canal Magro per mostrare lo stato di degrado delle opere che dovrebbero mitigare il rischio idraulico. Lo ha fatto Luana Mencarelli, consigliera del Movimento 5 Stelle di Massa, che sulla questione presenterà un'interpellanza all'amministrazione comunale. Mencarelli mostra le opere di salvaguardia realizzate anni fa dopo l'esondazione del fosso Fescione che arrecò danni a valle. Una vasca, spiega, che faceva da contenitore per l'acqua che scorreva da monte verso valle in modo da rallentarne il deflusso. Come vedete è stato fatto il lavoro, ma poi ovviamente non manutenuto e trascurato, la vasca si è riempita di terra e ha perso così il fine per cui era stata costruita. E così tutto il lavoro che è stato fatto risalendo il corso di questo torrente verso monte, dove sono presenti altre opere di questo genere. Purtroppo la mancata manutenzione delle opere in questo e altri casi, in relazione alla consigliera, vanifica i lavori effettuati e anche i soldi pubblici spesi per la loro realizzazione. Abbiamo protocollato un'interrogazione dove chiediamo conto della situazione e se l'attuale giunta ha intenzione di adoperarsi fattivamente per la risoluzione del problema. Gli abitanti, conclude, hanno il diritto di dormire tranquilli anche quando piove. E il Movimento 5 Stelle di Montignosi interviene sulla questione dei miasmi alla Renella e in zone limitrofe e accusa l'amministrazione. Dopo anni, oltre alle parole, non c'è ancora nulla di concreto. Giulia Ballino. In molte frazioni del comune di Montignosi sono percepiti dalla popolazione odori nauseabondi ormai da anni, soprattutto alla Renella e nelle zone limitrofe. L'area presenta criticità ambientali rilevanti e il consigliere Lenzetti del Movimento 5 Stelle di Montignosi segnala dal 2011 al Consiglio Comunale e agli uffici preposti questo problema. Nell'estate scorsa sono stati fatti controlli sulle acque della Fossa Fiorentina e a settembre 2018 Lenzetti ha richiesto una commissione ad hoc per intraprendere con ARPAT e i cittadini un percorso per capire le cause degli odori e risolvere la situazione che preoccupa molte famiglie per la loro salute. La commissione non è mai stata convocata e il Movimento 5 Stelle sostiene che sia stato fatto dall'amministrazione volutamente per evitare il problema. Recentemente è stato annunciato dall'assessore Poggi che il comune ha incontrato ARPAT e che si sta creando un progetto tra i vari comuni interessati per monitorare la zona con uno studio, probabilmente di durata biennale, effettuato dall'agenzia regionale e con una raccolta dati. Il progetto prevederebbe l'installazione di una centrale meteo nella zona della cittadella dello sport e di preanalisi sull'aria e sulle acque del lago, con monitoraggio degli odori anche nelle zone limitrofe, come il depuratore di Forte dei Marmi e la Fossa Fiorentina. Il Movimento 5 Stelle, a seguito della notizia, si dichiara sorpreso perché sostiene, dopo anni di miasmi insopportabili, oltre alle parole, ad oggi non c'è ancora nulla di concreto. I cittadini coinvolti chiedono immediatamente che l'analisi dell'aria sia svolta prioritariamente nelle zone di Renella, Montiscendi, Costa e Cervaiolo e vorrebbero un confronto diretto con i tecnici ARPAT. Il consigliere Lenzetti e gli attivisti pentastellati, infine, continueranno a chiedere un intervento risolutivo il prima possibile. E restiamo a Montignosi per la questione di Cava Fornace. Pietrasanta vuole la chiusura in sicurezza la bonifica di Cava Fornace e vogliamo, come richiesto con documentazione ufficiale alla Regione Toscana, un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, lo ha detto Elisa Bartoli, vice sindaco e assessore all'ambiente del comune di Pietrasanta, a margine della commissione consigliare del comune di Montignosi, allargata anche a Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta. L'assessore ha sottolineato come il comune di Pietrasanta sia l'unico ad aver chiesto un riesame. Un passaggio fondamentale, ha detto, per mettere nelle condizioni di tutti di avere il quadro aggiornato e di capire se ci sono le condizioni per tenere un sito di quell'entità ancora aperto. Parliamo ora di sanità. La ASE Toscana Nord-Ovest riduce i tempi d'attesa per visite ed esami grazie ad un investimento regionale di 2 milioni di euro. Già in questo mese a Massa Carrara si notano risultati significativi. Vediamo.
Con un investimento di oltre 2 milioni di euro della Regione Toscana per prestazioni aggiuntive, partite alla fine del 2018 e distribuite in maniera capillare su tutti gli ambiti territoriali, i tempi di attesa della ASL Nord-Ovest stanno migliorando, in particolare su alcuni esami e visite. Rispetto alla rilevazione del settembre 2018, già in questo mese alcuni tempi di attesa si sono ridotti in maniera significativa. Ad esempio, la visita neurologica nella zona Puane è passata da 60 giorni a 21. La visita pneumologica da 26 giorni a 4 per la differita, la risonanza magnetica da 240 a 90 per la differita e 8 per la breve, l'ecografia mammaria bilaterale garantita in 12 giorni. Oltre alle prestazioni aggiuntive, l'azienda sta effettuando un monitoraggio continuo, sta rendendo più efficiente l'utilizzo delle macchine, ottimizzando il rapporto con il privato accreditato con maggiori prestazioni a parità di budget. Questo è stato possibile grazie anche alla riorganizzazione delle agende. A novembre scorso a Massa Carrara è stato soddisfatto l'87,17% delle richieste dei cittadini nei tempi previsti dal Ministero della Salute in priorità breve e il 62,64% in priorità differibile e programmabile. L'obiettivo è quello di rispondere nei tempi adeguati anche al restante 37,36% delle prestazioni. Il finanziamento regionale ha permesso di aumentare risonanze magnetiche, TAC, ecografie, con più esami per pazienti oncologici, visite di chirurgia generale, visite dermatologiche, ortopediche, cardiologiche o neurologiche. Ci fermiamo adesso qualche breve istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per altre notizie. A tra poco. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiato. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, Rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui, abiti uomo lebole e camiceria cassera. E per lei, la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119, a Massa. L'associazione AEX Solidarietà Massa Carrara ha partecipato con 11 ragazzi ad una lezione del progetto Cantieri di Integrazione alla sede della Protezione Civile della provincia di Massa Carrara. I ragazzi sono stati ospitati nel cast di Cinquale Montignoso e informati sulle buone norme da seguire in caso di pericolo causato da terremoto, alluvione o trombe d'aria. La lezione è stata tenuta da Stefano Michela, dirigente della Protezione Civile, e dalla dirigente della Prefettura, Stefania Trimarchi. Matteo Mastrini, sindaco di Tresana e con delega alla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni per migliorare il servizio, pensa a impianti radio nei comuni e pasti caldi per i volontari.
Alcuni comuni, dice, non avevano piani di protezione civile aggiornati e soprattutto mancava un piano di protezione civile intercomunale. Nelle prossime allerte ci occuperemo di offrire un pasto caldo ai volontari e un altro passo è stato quello di dotare i comuni che ne erano sprovvisti di nuovi impianti radio per comunicare nelle emergenze. Ora abbiamo un coordinamento del volontariato che si attiva presso l'Unione dei Comuni, conclude Matteo Mastrini, e del quale fanno parte numerose associazioni lunigianesi. Il caso di Nicole, la bimba massese affetta da Vox, arriva in regione. Un'interrogazione chiede di valutare un aumento dell'intensità di cuore della piccola a causa delle frequenti crisi. Giulia Baldino. Arriva in regione il caso di Nicole, la bambina massese colpita da una malattia rara, unico caso in Italia e settimo nel mondo. L'interrogazione in giunta regionale in merito al caso unico in Italia di malattia rara derivante da malformazione del gen VVox registrato a Massa è stata fatta grazie all'iniziativa del consigliere del PD Giacomo Bugliani. La piccola, di soli 15 mesi e residente a Quercioli, soffre di una rara encefalopatia, una malattia genetica del sistema nervoso centrale gravemente invalidante, il cui sintomo principale risulta dato da atassia, ovvero la mancanza di coordinazione motoria. Nell'interrogazione si ripercorre la vicenda. La patologia che ha colpito Nicole, unico caso in Italia sui 7 diagnosticati a livello mondiale, fa parte delle encefalopatie epilettiche e comporta gravi disturbi di epilessia, disfagia, riflusso gastroesofageo e frequenti episodi di apnea, si legge nel dispositivo. La bambina necessita quindi di frequenti controlli medici e ricoveri ospedalieri utilizzando un'autovettura attrezzata per l'acquisto della quale si è mobilitata la comunità locale mediante una pubblica raccolta di fondi. L'interrogazione inoltre fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare al sistema regionale toscano delle malattie rare. La Toscana ha già una filiera organizzata di strutture destinate alle malattie rare, ma il caso di Nicole, unico in Italia, necessita la massima attenzione, afferma Bugliani, e continua. La comunità di Quercioli, assieme al suo parroco Don Mario, si è mobilitata fin da subito dando prova di grande generosità. Alla patologia di Nicole si associano crisi epilettiche che, secondo i genitori della piccola, necessitano un'intensità di cura maggiore di quella a cui attualmente è sottoposta ed è proprio questo che viene chiesto nell'interrogazione, che si verifichi tramite la ASL di competenza se una diversa intensità di cura gioverebbe dei benefici alla bimba. Ci spostiamo adesso a Carrara, dove grazie al personale assunto con finanziamenti del progetto regionale La Mia Carrara, nei mesi scorsi AMIA ha provveduto al ripristino delle panchine di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Dato il buon risultato, l'azienda ha esteso il ripristino delle panchine anche alle pinete di Marina. Inoltre, anche le panchine dello sgambatoio per i cani saranno sostituite da altre in plastica riciclata. Ultimato l'impegno sui parchi di Marina, AMIA e amministrazione comunale estenderanno il ripristino delle panchine ad altri parchi cittadini. La Giunta ha prorogato al 31 marzo la scadenza per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La proroga al 31 marzo è stata decisa a seguito di un emendamento al disegno di legge di bilancio proposta dall'Associazione Nazionale dei Comuni e anche per dar modo a Master, società massese di riscossione dei tributi, di concludere gli interventi di adeguamento dei software utilizzati per la gestione di imposte e canoni. E vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, vediamo che tempo farà insieme nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 30 gennaio. Un ritorno ad un tempo stabile con piogge sparse ma temperature in leggera ripresa. I venti soffiano moderati e il mare resta poco mosso. Giovedì graduale ma temporaneo miglioramento con nuvolosità variabile al mattino e più incerto nel pomeriggio. Le temperature non subiscono variazioni e così venti, ma il mare torna ad essere mosso. Il mese di febbraio parte all'insegna del maltempo con temperature basse, venti forti e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it.
Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. E con le previsioni meteorologiche termina il telegiornale, non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Auguro a tutti una splendida serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.